Efesini 5, 25. Così iniziamo la quarta parte. È meraviglioso quello che Dio oggi vi insegnerà. E lo Spirito Santo già questa mattina ha fatto un insegnamento straordinario alle 8:30, dove io credo che tanti fratelli, tante sorelle sono stati benedetti. Voi c'eravate stamattina, siete stati benedetti? Stamattina, sì, quelli che erano già qui stamattina siete stati benedetti. Ok, allora Efesini 5:25, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Quindi abbiamo imparato già domenica scorsa l'opera che il Signore ha fatto, l'opera di redenzione che Gesù ha compiuto sulla croce. Vi ricordate quando vi ho dato quella parola chiave che Dio mi ha dato per domenica scorsa, fino alla morte? Vi ricordate questo fino? A me è sembrato da parte di Dio lunga un'eternità, perché Dio me l'ha rimbombato tutta una notte. E Gesù ha dato la sua vita, ma non ha dato la sua vita come uno dei tanti. Lui ha dato la sua vita appunto fino alla morte, e lui l'ha fatto perché voleva concretizzare l'amore del Padre e l'amore di Dio per l'umanità. Ma questo amore di cui i mariti dovrebbero amare le proprie mogli, che è l'amore decisionale, sacrificale, perché vi ho insegnato i quattro tipi di amore dal greco antico, vi ricordate? Avanti, ricordiamoli insieme. Fileo, vi ricordate? Ditelo insieme a me. Fileo, storge, Eros e Agapeo. È quello di cui poi Paolo parla qui quando dice amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Questa parolina amate e ha amato è la parola Agapeo o Agape o Agapao, come dicevano gli antichi. Questa parola non è altro che l'amore decisionale che un uomo deve manifestare verso la propria moglie, non verso le altre mogli. Vi ho fatto pure la battuta, non verso le altre mogli, verso la propria moglie, perché tua moglie deve essere amata da te che sei suo marito, e deve essere amata in questo modo, in modo decisionale. Quanti dicono amen? Siete qui? Fatemi sentire che siete qui. Quindi Cristo ha amato la Chiesa e i mariti dovrebbero amare le proprie mogli di questo tipo di amore. Ma adesso andiamo un attimino a quello che è il messaggio di questa mattina. L'opera che Gesù ha compiuto sulla croce è un'opera di redenzione, redentrice. E questa opera di redenzione è venuta a noi, è arrivata a noi attraverso il messaggio della parola. Cioè, tu ed io siamo venuti a conoscenza di questo immenso amore, profondo, grande, sublime. Che profondo il tuo amor, capir mai non potrò. C'era questo canto meraviglioso, vi ricordate? I più giovani se lo ricordano. E questo amore che Gesù ha manifestato sulla croce è arrivato a noi con una rivelazione, quando la parola di Dio è stata data. Quindi qui Paolo dice che avendola santificata e purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. Quindi quando qui voi vedete avendola purificata con l'avacro della parola, dell'acqua per mezzo della parola, è
quel tipo di parola, quella parola che ti è stata data come la redenzione di Gesù, che è arrivata a te, tu oggi sei salvato. Quanti sono salvati? Per grazia mediante la fede in quel sacrificio. Ma perché? Perché hai avuto la rivelazione, lo Spirito Santo attraverso qualcuno ti ha dato una parola, la parola, e l'acqua è arrivata a te, l'acqua della parola è arrivata a te, iniziando questo meraviglioso processo di purificazione. E adesso ora vado un attimino più in profondità. Quando Paolo dice con il lavacro per mezzo della parola, lo possiamo mettere, Robby, per favore? Sempre il verso 26. Brava. Lavandola con l'acqua della parola, questa parolina parola, l'ultima parola appunto, è dal greco rema. Voi sapete che dal greco ci sono due termini che sono distinti l'uno dall'altro, che hanno un valore però diverso, perché c'è un termine dal greco che è la parola logos, che è la parola generica. Tutta la sacra parola di Dio è il logos di Dio, ed è anche il logos, la parola parlata. Mentre io parlo, sto parlando di Efesini 5:26, è il Logos. Il Logos sta arrivando a te, ma con l'acqua della parola, questa ultima parola non è Logos, ma è Rema. Cioè, lo Spirito Santo prende dal Logos, che l'insegnante, il predicatore o qualunque fratello magari ti sta testimoniando con la parola di Dio, ti arriva questa parola dal Logos, lo Spirito Santo prende il rema per purificare la tua vita. Qual è la differenza? Che il Logos è tutta la parola. Il rema invece è una parola specifica per un tempo specifico e soprattutto per una persona specifica. Ecco perché quando io vi insegno, vi predico, magari Giussi riceve una cosa, Grazia ne riceve un'altra, e Lucas ne riceve un'altra ancora, mia moglie ne riceve un'altra ancora, ma il messaggio è sempre quello, il Logos sta fluendo, ma lo Spirito Santo, in base al bisogno, alla persona e alla situazione che loro stanno vivendo, prende da quel Logos e dà quella parola diretta. E questa parola diretta, che è il remata o rema, questo rema purificherà la tua vita. Quindi il Logos è utile. Ed è utile trovarsi nel luogo adatto dove il Logos viene dato. Cioè, noi dobbiamo avere la santa abitudine di essere in chiesa, perché nella chiesa, nella casa di Dio, viene dato il Logos. Questo Logos farà in modo che lo Spirito Santo produrrà in te quella parola specifica che ti servirà. Ti servirà per avanzare, per crescere, per maturare. Infatti, io mi sono reso conto negli anni che tutte le persone che saltellano o fanno un passo avanti e due indietro, dico come i gamberi, cioè che voglio dire, un giorno, una domenica vengono e poi due domeniche non vengono. Ora non sto dicendo il periodo delle ferie, ci mancherebbe altro. Ma durante l'anno, dico durante l'anno, bisogna che tu alla tua vita parli alla tua vita e dici: io devo essere più coerente e più costante, andare in chiesa. Perché? Perché? Perché se il rema non arriva, non sarai purificato, non sarai lavato, non sarai rinnovato, non cambierai. E quindi rimarrai sempre la stessa persona. Poi vieni fra due settimane, tre settimane, quattro settimane, e la tua vita è sempre piatta.
Non cambia mai nulla. E tu dici, ma perché non cambia questa situazione? Ma perché non cambiano queste cose? Perché? Perché Dio ti vuole dare delle occasioni, delle opportunità, ma tu, essendo al posto sbagliato, e non aggiungo altro, perché potrei dire pure con persone sbagliate, però non lo volevo dire, essendo pure con persone sbagliate, non permetti alla parola rema di arrivare nella tua vita. E se la parola rema non arriva, nemmeno fede arriverà, nemmeno conoscenza arriverà, nemmeno purificazione arriverà. Abbiamo bisogno quindi di stare nel tempo giusto, nel luogo giusto, per ricevere la parola perfetta da parte di Dio. E questo ci deve portare al punto di capire che Gesù ha iniziato un processo di purificazione e di santificazione, ma non ha ancora finito con noi. Ve ne siete accorti che non ha finito anche con voi? Con me non ha per niente finito. Dio deve ancora continuare, credo anche con voi. Ma per fare questo abbiamo bisogno che questo lavaggio, questa acqua deve scorrere. E grazie a Dio, perché la sua grazia, nella Chiesa c'è acqua in abbondanza. C'è il fiume dello Spirito Santo, e ogni domenica, non perché siamo noi, ma è la presenza di Dio ed è il Signore che benedice con la sua parola e con la sua presenza. Amen. Ora, Dio desidera, il Signore desidera, lo Spirito Santo desiderano presentare a sé una Chiesa gloriosa. Lo dice poi il verso 27, mi sembra, per favore. Per far comparire davanti a sé, guardate, non dice per farla comparire ora. C'è un processo in virtù di un appuntamento. Quanti dicono alleluia? In questo momento l'avacro dell'acqua deve fluire. Dio deve purificare, deve lavorare, deve stare nella tua vita a mettere acqua e acqua e acqua e acqua e acqua in abbondanza. Perché? Perché il suo obiettivo non è quello di lavarti soltanto. Il suo obiettivo non è quello di purificarti o di rinnovarti. Il suo obiettivo è quello di farti comparire un giorno davanti a Lui in modo glorioso. Ma in modo glorioso la Chiesa ci arriverà soltanto attraverso il processo. Dicevo questa mattina e lo ripeto, Dio non ci dà una rivelazione, un rema, chiamato anche rivelazione da alcuni o illuminazioni, non ce li dà per farci, si dice in siciliano, annacarci. Cioè non è che ce lo dà, ci dà queste rivelazioni perché così poi noi ci vantiamo. Wow, pastore, ho ricevuto la rivelazione. E molti, pastore, la rivelazione, ok, sono contento che hai ricevuto la rivelazione, ma la rivelazione Dio non te la dà perché tu devi ricevere la rivelazione. La rivelazione Dio te la dà perché deve lavarti, deve purificarti, deve rinnovarti. Quando Dio ti dà una parola specifica e quindi quella illuminazione dove si aprono gli occhi e dice «Wow, l'ho capita! Finalmente ho capito cosa c'è scritto!» Lì Dio te lo sta dando perché vuole cambiare la tua vita. Non soltanto per solleticare le emozioni o per farti dire «Ah, io c'ho le rivelazioni!» No. Dio non vuole uomini pomposi o donne pompose. Dio vuole uomini di sostanza e donne di sostanza che quando una rivelazione arriva, naturalmente ne fanno tesoro. È un privilegio sempre avere la rivelazione da parte di Dio, ma dall'altro lato devono essere anche coscienti che la parola di Dio arriva perché deve lavorare nella nostra vita. La parola deve lavorare dentro di te. Di amen, per favore. E Dio sta lavorando nella tua vita perché ti vuole vedere glorificato. L'obiettivo di Dio non è darti la rivelazione. L'obiettivo di Dio è vederti glorificato.
Il Signore desidera che tu sia sempre di più conforme all'immagine del suo unigenito figlio, Cristo Gesù. Questo è il suo obiettivo e spero sia anche il tuo. Il nostro obiettivo qui, come ministri, adesso parlo come pastori, non è avere la chiesa più grande di Milano o d'Italia o del mondo, non ci interessa. A noi il nostro obiettivo che Dio ci ha dato è quello di formare cristiani che siano discepoli del Signore Gesù Cristo, ma persone cristiane mature, con carattere, con, che fanno sul serio con Dio e non pappamolle che si sbraciullano subito alla prima ondata puff, e si schiacciano come i pomodori, diceva qualcuno. Ora, Gesù rende la sua chiesa glorificata, sapete anche come? Attraverso l'onore che gli dà. Perché la parola glorificata o gloriosa, dal greco, così come anche dall'aramaico, significa anche, oltre che avere il significato di splendente, di maestosa, di brillante, proprio nel senso vero del termine, ha anche il significato di onorata. Il Signore vuole rendere la sua sposa onorata. E così dovrebbe essere il marito. Il marito dovrebbe onorare sua moglie. I mariti dovrebbero onorare le proprie mogli. Quanti mariti ci sono qui? Sì, alzate bene la mano, non vi scantate. Lo so che c'è tua moglie accanto che ti può dare, però tu stai con la mano alzata, non ti preoccupare che oggi ti darà un bacetto, non ti darà. Quindi se tu sei marito, devi, come il Signore, lavorare nella vita di tua moglie per renderla onorata. E sapete, Dio rende onore alla sposa anche attraverso appunto le rivelazioni che gli dà. Perché le stesse rivelazioni che il Signore dà, non le dà a tutti. Ci sono diversi livelli di intimità con il Signore. Oggi non vi posso parlare di questo, ma Gesù ha detto, per esempio, io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere le cose del Padre. Quindi significa che ai servi Dio non fa conoscere, quelli che sono la categoria dei servi, non pensate ai servi come ministri, ma ai servi. Quelli invece che sono ad uno step successivo, gli amici, Gesù invece rivela cose nuove. Perché? Perché onora quella relazione. Quindi il Signore vuole rendere la sua sposa gloriosa attraverso l'onore di ricevere nuove rivelazioni, e così dovrebbe essere il marito cristiano, dovrebbe anche lui condividere le sue prospettive, il suo futuro con la sua moglie. Cioè ogni marito dovrebbe rivelare e camminare insieme in armonia con la propria moglie, parlandogli delle cose meravigliose che Dio vuole fare. Le prospettive del suo futuro, le prospettive del nucleo familiare, e cercare di il marito dirigere, perché è lui il sacerdote, dirigere insieme alla moglie, ma è lui il capo, verso quello che appunto è il proposito che il Signore gli ha affidato. Così Genesi 18, per favore, dal verso 16. Dio onora un uomo e lo onora dandogli una rivelazione che non ha dato a nessuno, l'ha dato soltanto a lui, ad Abramo. E Dio dice, poi quegli uomini si alzarono, volsero lo sguardo verso Sodoma e Abramo andò con loro per congedarli. Verso 17, fermati un attimo, dice, il Signore disse... Il Signore disse, non a se stesso, ma il Signore, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, parlarono fra di loro e disse, dovrei forse nascondere ad Abramo quello che sto per fare?
Verso 18, così lo leggiamo un po' tutto e poi ritorniamo indietro. Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. 19. Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli, alla sua casa dopo di lui, che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Ritorniamo al verso 17, per favore, Robby. Preziosa Robby. Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Celerò io questa cosa ad Abramo? Questo è una forma di onore che Dio ha dato ad Abramo. Lui è Dio. Siete d'accordo? Lui poteva anche fare come lui aveva già stabilito, senza dire niente a nessuno, scendere, mandare gli angeli, farli scendere, distruggere Sodoma e Gomorra per la loro perversione e poi salirsene di nuovo senza dire niente a nudo, come diciamo noi in siciliano. Ma invece Dio ha onorato il patto con Abramo. Dio onora la relazione. Cristo onora la relazione con la sua sposa e lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, Gesù ha detto dello Spirito del Signore, quando Lui sarà venuto, Egli vi annuncerà le cose a venire. Egli vi dirà le cose che succederanno e che accadranno. Quindi, quando il Signore ci parla, è perché Lui sta onorando la Chiesa e sta lavorando nella Chiesa per farla sempre di più essere onorata, gloriosa, per farla comparire sempre di più, perché la parola lavora e quindi quando Dio poi rivela, dà alla Chiesa la possibilità anche di parlare al Signore, come lo sposo dovrebbe, un marito cristiano, e proporre e lavorare in sinergia con la moglie per le prospettive del futuro della propria casa, dei propri figli e di tutto quello che vogliamo. Così Cristo fa con la sposa, che la Chiesa, attenzione, ma anche la Chiesa deve fare col Signore in questo modo. E dico adesso, anche le mogli devono, in prospettiva di quelle che sono le cose del futuro e le prospettive della casa, della famiglia, lavorare in armonia con il proprio coniuge, perché in questo modo la grazia inizia a fluire in quella casa. Inizia la grazia di Dio a poter sempre di più essere presente, perché soltanto è a motivo della grazia che la Chiesa, noi tutti, quanti siete Chiesa? Noi tutti che siamo Chiesa, che eravamo fuori natura, prima eravamo separati da Dio, non avevamo il diritto di poter ricevere da parte del Signore, ma oggi siamo invece resi qualificati per poter essere onorati dal Signore. Siamo qualificati per ricevere le rivelazioni da parte di Dio, per ricevere la parola che ci purifica, che lavora, che guarisce, che rinnova la nostra vita, e questo farà di noi delle persone migliori e delle persone che continueranno a camminare nelle vie del Signore e faranno la differenza in questa generazione. Amen. Quindi il Signore sta lavorando giorno e notte, sta lavorando nella nostra vita per far comparire, ritorniamo per favore ad Efesini 5, 25, 27, per far comparire, non ora, non è ora il tempo, ma sarà il tempo, non è ora, ma sarà il tempo che un giorno compariremo, la Chiesa comparirà davanti al Signore e il Signore la farà comparire gloriosa. Dio sta lavorando in te? Quanti, in quanti Dio sta lavorando? Quanti vi sentite sotto processo? Dite un bel alleluia. Alleluia. Se siete sotto processo, gridate alleluia. Alleluia. Gridala ancora, alleluia. Alleluia. Sii felice di questo processo. Francesco, sii felice di questo processo. Perché Dio sta lavorando nella tua casa. E lo so che ti senti rompere. E lo so che ci sono delle cose che Dio sta rompendo e che non ti vanno e che Dio sta lavorando, ma grida alleluia,
Perché? Perché questo processo, questa rottura, questo lavoro interiore, Dio lo sta facendo perché un giorno ti farà comparire. Non è ora che tu devi guardare. Dio sta lavorando dentro di te e di me perché ha un obiettivo. Dio non fa nulla a caso. Quanti sono d'accordo? Pensate che forse Dio ha perso le redini dell'umanità? O che il nemico si è impadronito della terra? Ma lasciatelo stare. Quello lì è mezzo anticappato. Nel senso proprio mentalmente fuori. Gesù gli ha schiacciato il cranio. E lui è separato per sempre dall'eternità e non potrà mai più gustare l'amore di Dio e la presenza di Dio. Ma lo Spirito Santo è all'opera nella vostra vita. Lo Spirito Santo sta continuando a lavorare e a purificare, a guarire, a ristorare, a rinnovare e a portare un miglioramento nella nostra vita per fare in modo che Cristo risplenda in noi e risplenda in un motivo di gloria, perché tu sei chiamato ad essere parte di quella gloria. E anche se in questo momento le circostanze attorno alla tua vita dicono che tu non sei quella manifestazione della gloria, ridi dei tuoi nemici, ridi di quelle che sono le circostanze, perché Dio ti ha fatto in un modo stupendo e tu sarai un titolo di gloria per il Signore. Non avere né macchie né rughe. Gesù sta lavorando nella tua vita per portare in te una purificazione di rughe. Oh, io già ho le prime rughe. Mamma mia, già si vedono le prime macchie nella pelle. A vecchiaia, dice qualcuno. No, 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 noi andiamo ringiovanendo come le aquile. Noi ci ringiovaniamo, noi non invecchiamo e noi diventiamo più maturi. Perché? Perché la gloria di Dio è dentro di noi. Amen. Dentro ognuno di te. Dì alla persona che è accanto a te. La gloria di Dio è dentro di te. Dillo di nuovo. La gloria di Dio è dentro di te. E lo Spirito Santo, ascoltatemi, lo Spirito Santo sta purificando. Sta scendendo in profondità nella tua vita per cambiare la tua vita, migliorare la tua immaginazione. E tu forse ti vedi pieno di insuccesso, di fallimento, che non ce la farai, che sei inferiore ad altri, che forse altri sono migliori di te, e lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita per purificare, rinnovare la tua vita. E lo Spirito Santo ti dice questa mattina: io con te ho solo iniziato e inizierò a fare un lavoro che sarà un lavoro di gloria, un capolavoro che sarà un titolo di gloria per il Signore Gesù. Ti farà sì, volete fare un applauso al Signore? Fatelo al Signore. Io immagino, perché il diavolo, il nemico, perché è lui il nostro nemico, non sono i fratelli di Amen. Non sono i tuoi nemici umani, i tuoi nemici. Di Amen. I tuoi nemici sono nello spirito. E io immagino, quando un giorno la Chiesa sarà gloriosa e staremo davanti a Lui e saremo perfetti, sapete? Solo in quel momento saremo perfetti. Perché tutti noi in questo momento siamo imperfetti. Quanti dicono alleluia? Alleluia, sapete perché? Perché non rimarremo imperfetti. È una bella notizia. Il mondo ci vede imperfetti. Gli uomini ci vedono imperfetti. Satana ci vede imperfetti. Ma Gesù ci vede già perfetti. Gesù ci vede già compiuti. Ci vede già glorificati. Lui dice: quelli che io ho chiamato e ho predestinato, li ho anche formati e li ho anche glorificati. Già Gesù ci vede glorificati. E io mi immagino la Chiesa messa lì, che è davanti allo sposo. Sapete, lo sposo arriva prima alle nozze. Tutto bello, un cravattato, il papillon, a secondo quello che uno poi sceglie, si mette là vestito, tutto là. Di solito c'è la mamma dello sposo, cioè la suocera, messa là, che aspetta, e poi arriva la sposa.
E in questo momento nel cielo è così. Lo sposo è pronto e c'è lì lo sposo che sta attendendo l'arrivo della sposa, che lo Spirito Santo, il Padre, l'accompagnerà sull'altare. Ora vi dico una cosa, noi siamo imperfetti. A volte camminiamo nel mondo e ci sporchiamo. A volte facciamo delle cose che non dovremmo fare. Quanti dicono amen? Lo dobbiamo dire perché non siamo perfetti. Se noi diciamo che siamo senza peccato, stiamo dicendo che Dio è bugiardo. Ma Dio non è bugiardo, Lui è veritiero. Sia ogni uomo bugiardo, ma Dio sempre rimane fedele e veritiero. Tutti noi sbagliamo, chi più, chi meno, chi in una cosa, chi in un'altra. E quindi il diavolo ha ragione di vederci imperfetto, perché lui non ci vede come Dio ci vede, perché lui non può vedere profeticamente, lui non può vedere il compiuto. Dio vede il compiuto e quindi Dio vede la Chiesa gloriosa. Ora vi dico una cosa, ma voi avete mai visto un matrimonio? Vi siete sposati? Alcuni sono pure sposati, giusto? Io credo che una sposa, che poi è quella che cattura di più l'attenzione, non lo so perché, è più bella. Però nel cielo sarà al contrario, sarà lo sposo che sarà quello più dove ci sarà l'attenzione. Ma sulla terra tutti guardano sempre di più la sposa. E birino se è bella, se è brutta, se è vissuta buona, se è truccata, se non è truccata, se i capelli sono a posto, non sono a posto, se il ducotone è passato, e se ha la ricchini su nave, e che tipo di abito ha, se è lungo, se è corto, se è bello, se non è bello. Rassegnatevi, tanto ci saranno sempre quelli a cui piacerete e a cui non piacerete. Quindi sarà, è così. E parlo a quelli che si devono poi sposare. Allora, e io immagino, non posso per ora immaginare la Chiesa come sposa che arriva là tutto pronto, l'altare tutto pronto, tutto il miriadi di miriadi, tutti che aspettavano questo momento dall'eternità, e la sposa arriva, tipo Cenerentola, senza scarpa, sporca, l'abito tutto stracciato, i capelli tutti malconci, e un po' truccata e un po' no, e tutta che non cammina bene, che è messa là, che tipo... E Gesù dice no, impossibile, io la mia sposa me l'aspetto perfetta, gloriosa, vestita bene, con un abito regale, truccata nel miglior modo possibile. Perché? Perché diventa la regina di quella serata, di quella giornata, e lo sposo sta aspettando e aspetta da secoli che quel giorno arrivi. E adesso mi immagino, adesso vado a ciò che invece mi immagino anch'io, mi immagino una sposa perfetta. E il diavolo che digrigna i denti, l'accusatore dei fratelli che vorrebbe trovare un difetto nella sposa, e non ne troverà nemmeno uno. Non ne troverà nemmeno uno. Perché sarà irreprensibile. La sposa sarà immacolata, irreprensibile. Il diavolo cercherà con la lente di ingrandimento e non troverà nessun peccato, nessuna iniquità, nessuna mancanza. Perché? Perché il sangue dell'agnello l'ha purificata, perché l'avacro dell'acqua della parola ha compiuto un'opera perfetta, costante e compiuta nella vita della sua sposa. E arriveremo tutti noi, tutti, nessuno escluso, arriveremo in quel luogo perfetti, glorificati nello spirito, nell'anima e nel corpo. E Satana sarà sbattuto fuori e non avrà nessuna possibilità di accesso, anzi poi sarà preso e legato per 1000 anni, e dopo le nozze dell'agnello poi scenderemo e regneremo con il Signore.
Wow! Fate così. Sentite sotto i vostri piedi le ossa che scricchiolano del diavolo. Sì, continuate, continuate a calpestarlo, perché la Chiesa è chiamata a calpestarli. E lui ha sempre cercato di accusare la Chiesa. D'altronde lui è l'accusatore dei fratelli, è lui che parla male, è lui che mormora, che critica, è lui che mette le sue voci, le sue parole nei pensieri delle persone per parlare a vanvera e per far sorgere fratello contro fratello, sorella contro sorella. Ma noi dobbiamo essere astuti e dobbiamo avere discernimento e dobbiamo cercare di capire quali sono le macchinazioni del diavolo. E qualunque cosa succeda, l'amore vince sempre. Non dimenticatevelo. E possiamo sbagliare, tutti possiamo sbagliare, nessuno è escluso. Cerchiamo quanto a noi di non sbagliare, quello sì. Cerchiamo quanto a noi di camminare nella via della perfezione. Ma anche se dovessimo sbagliare, c'è l'amore, c'è il perdono. E queste due armi sono potentissime per poter vincere ogni battaglia. Salmo 91, per favore Robby, andiamo velocemente. Ci stiamo preparando al ritiro. I tempi si allungano perché sappiamo che al ritiro poi avremo più tempo. Salmo 91 verso 1, guardate. È proprio a questo motivo che dobbiamo trovare riposo e dobbiamo entrare nella presenza di Dio. Perché la Chiesa è chiamata a dimorare al riparo dell'Altissimo. Alleluia! Quando vedi che attorno a te inizia a prendere tutto fuoco, sapete cosa devi fare? Devi accendere un fuoco più grande. Devi accendere un fuoco attorno a te. Se tu accendi un fuoco attorno a te, il fuoco esteriore non ti toccherà. È il fuoco della passione, dell'adorazione, della lode, della preghiera. Devi accendere questo fuoco e devi entrare nel riparo dell'Altissimo e devi, guardate, dice la Bibbia, riposare all'ombra dell'Onnipotente. Alleluia! Il diavolo non ha possibilità di accesso per la Chiesa che dimora al riparo dell'Onnipotente. Quando tu starai a combattere, a vincere, ad affrontare prima di vincere delle situazioni, ricordati di entrare al riparo sotto l'ombra dell'Onnipotente, un luogo di riparo. Un luogo dove la gloria di Dio ti avvolgerà e dove c'è la gloria, voi sapete che c'è la perfezione. Quanti lo sanno? Dove c'è la gloria c'è la perfezione e dove c'è la gloria le malattie sono illegali. Dove c'è la gloria l'oppressione è illegale. Dove c'è la gloria e le infermità, le depressioni, i legami sono illegali, non possono entrare. Il peccato, ascoltatemi, il peccato non avrà diritto e non avrà spazio per entrare nel regno e nel luogo santo della presenza di Dio. Quando noi dimoriamo nel regno e sotto l'ombra dell'Onnipotente e dimoriamo all'ombra delle sue ali, sapete cosa succede? Che troviamo protezione. Viviamo sotto il suo rifugio. Quando noi viviamo ed entriamo in quell'ambiente, che è un ambiente spirituale, e tu inizi a dimorare, a mettere dimora in questo luogo, e allora la presenza di Dio stessa ti proteggerà, ti custodirà e tu vivrai nel riposo.
E anche se lavorerai per il Signore, servirai il Signore, camminerai, correrai, come dice Isaia 40, non ti stancherai, non ti affaticherai. Perché? Perché l'unzione, la presenza di Dio, la gloria di Dio ti porteranno fra le sue braccia e tu non ti stancherai, non verrai meno. Perché? Perché Dio è con te. E perché Dio è con te, sei sotto la sua protezione. Ora velocemente, Luca 22, dal verso 24, una chiesa per diventare glorificata o gloriosa deve essere setacciata. Una chiesa setacciata diventa gloriosa, cioè Dio lavora nella chiesa non soltanto attraverso l'acqua della parola, ma anche attraverso il setaccio. Sapete che cos'è il setaccio? Quanti lo sanno? Lo sapete, specialmente quelli più giovani. Perché io mi ricordo mia nonna che setacciava tante cose, la farina, il grano, i legumi, tante cose, tante cose. E il setaccio non è altro che, definiamolo così, è un semplice lavoro di divisione. Tu metti da parte qualcosa che è prezioso e metti da parte qualcosa che invece dovrai buttar via. Quindi Dio vuole setacciare e Dio permette il setaccio nella Chiesa, e in questo tempo è un tempo di setaccio. Dillo, è un tempo di setaccio. Non solo a Milano, in tutto il mondo. Quello che noi stiamo vivendo è veramente un setaccio. E Dio sta appunto mettendo da parte la pula, sta dividendo la pula dal grano, sta separando le pecore dalle capre, sta lavorando nella sua chiesa, purificando la sua chiesa. Perché? Perché la deve rendere gloriosa. E quindi ci sono quelli che verranno presi e messi da parte perché saranno sempre più gloriosi. E invece poi ci saranno quelli che saranno presi e messi da parte proprio perché non saranno, verranno buttati nel fuoco, nello zoo, ma non sarà Dio. Poi questo ne parleremo, non oggi, ma adesso però devo darvi questa scrittura perché è la parte, diciamo, un inizio delle parti centrali del culto di oggi, perché non abbiamo nemmeno fatto l'introduzione, né stamattina né oggi, perché la presenza di Dio ha fatto meraviglie. Luca 22:24 dice: fra di loro nacque una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro: il re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati i benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi... Quanti di voi volete essere grandi nel regno dei cieli? Onestamente, dai, chi è che vuole fare cose grandi per il Signore? Sono da solo che desidero e sogno le cose grandi? No. Tutti noi dobbiamo sognare le cose grandi e cercare di fare cose grandi per il Signore insieme al Signore, naturalmente. Però guardate cosa dice Gesù. Chi è più grande sia come il più piccolo, e colui che governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola o colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato il regno, come il Padre mi ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Wow, che onore, mamma mia. Wow. Verso 31.
Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai riconvertito fortifica i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, ma io sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù gli disse: Pietro, adesso lo chiama Pietro, prima lo chiama Simone, Simone, adesso lo chiama Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato me 3 volte davanti agli uomini. Ora immaginate Gesù e con i suoi 12 e stavano venendo da vedere dei miracoli. Gesù aveva liberato, guarito e sì, i cellulari spegneteli, mi raccomando. E ritornano insieme verso casa, si radunano e iniziano a parlare fra di loro dicendo: Giovanni gli fa, dice: ehi Pietro, Petruzzo, vedi che io ho poggiato il mio capo sul petto del Signore, non è che lo puoi fare tu, io ho sentito il battito del cuore di Dio, Arriva Pietro e dice: sì Giovanni, ma non ti dimenticare che l'unico che ha camminato sulle acque sono io. Tu avevi paura, non sei sceso dalla barca. Arriva Giacomo e gli dice: attenzione, perché io non soltanto sono il fratello di Gesù, ma io ho assistito alla trasfigurazione. E così ognuno di loro iniziava a dire la loro e iniziare a dire cosa loro avevano sperimentato di grande, fino a quando Gesù li ferma e dice: ma cosa state dicendo? Tra di voi non deve essere così. Voi sapete che i re signoreggiano, che gli imperatori, i dominatori dominano le nazioni, le sottomettono a loro. Ma tra di voi non può essere così. Voi non appartenente a questo sistema, voi appartenete a un regno, al regno dei cieli, e tra di voi non può essere così. Il più grande, anzi, colui che si reputa più grande, deve dimostrare la sua grandezza a servire gli altri, a diventare il più piccolo mettendosi ed essendo l'esempio di servizio verso gli altri. E Gesù poi dice: guardate me, io sono il Maestro, sono il Messia, sono il Signore. E dite bene, io lo sono. Ma anche se io sono il Signore e il Messia, io sono qui e vi sto servendo. Perché il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E così tra di voi. Così Gesù prima dà un insegnamento a tutti. E poi è come se il riflettore non è più su tutti i 12. Adesso il riflettore si poggia su Simone. Boom! Quindi Gesù chiude questo dialogo con tutti e poi faccia a faccia, sicuramente l'aveva vicino, parla con Simone. Non lo chiama Pietro. Mi puoi alzare per favore un po' il volume, Gaetanuccio, gioia mia? Perché ho bisogno di sentirmi. Non lo chiama Pietro, perché Pietro rappresenta il nome spirituale. Lo chiama Simone. Dite amen. Simone, non so quanti di voi sanno il significato, significa canna. Non la canna, quella che si fuma. La canna è quella che... è presente? Quelli che stanno in mezzo alle paludi. Le canne. Che...
Basta un colpo di corrente. La canna è sinonimo di instabilità. Io ne ho conosciuto di fratelli e di sorelle che sono tutte giù come le canne. Ah, ho peccato, pastore. No, non mi sento degno. Il mondo mi crolla addosso. Insomma, tutte queste cose così. E a che li vede io, quindi li incoraggio. Dai, non ti preoccupare, vedrai. E poi si riprendono e vanno all'altro eccesso. Perché il Signore me lo comanda. Io devo entrare in quel territorio e conquisterò perché sono entrato. E perché faccio e perché di... Cioè iniziano ad andare si dice sbottonare dall'altro lato, a esagerare dall'altro lato, perché in realtà il processo o non è continuato o ancora deve continuare per rendere quella persona stabile. Quindi Gesù parla alla canna perché sapeva che era instabile. E Gesù gli dice: Simone, Simone, Satana, per favore, il verso 31, Satana ha chiesto di vagliarti, come si vaglia il grano. Ascoltatemi. Gesù, il figlio di Dio. Quanti dicono che è il figlio di Dio? Il meraviglioso, il perfetto. Lui solo è perfetto, noi siamo tutti imperfetti. Lui è perfetto. Il perfetto, l'alfa e l'omega, Dio sulla terra, ha dato una parola rema a Simone. Quello di cui vi stavo dicendo poco fa. Non il Logos, il Rema. Aveva dato un Logos a tutti. Adesso il Rema stava arrivando per Simone. Simone, Simone! Guarda che Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E quando tu sarai convertito e fortificato, fortificherai i tuoi fratelli. Ora l'attenzione era andata su Simone di Giona. E questo Simone, anziché porgere la sua attenzione su ciò che Gesù stava dicendo, e dire: aspetta un minuto, ferma, 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 perché Gesù non sta parlando più con tutti? Le mie gambe avrebbero iniziato a fare Giacomo Giacomo. Cioè mi avesse scantato se il Signore iniziava a parlare direttamente così con me, in questa maniera così diretta, annunciandomi qualcosa. Invece Pietro cosa fa? Inizia a focalizzare quello che lui avrebbe fatto. Signo, qua secondo me esce lo spirito siciliano di Pietro. Signo, ma te pare che capemo? Ma qua gli altri ti abbandoneranno. Ma io posso. Tu sì che sei un uomo di Dio. Ma io. Quando un'autorità parla, su che cosa ci concentriamo? Pietro iniziò a concentrare il suo focus anziché captare, afferrare le parole che Gesù gli stava dando. Un avvertimento. Pietro, Simone, lo chiama pure Simone, già da là doveva scattare sugli attenti. Come dire: ma perché non mi sta chiamando Pietro? Perché mi sta chiamando Simone? Io già le mi sarei messo... Come mai mi sta chiamando in questa maniera? Se ormai lui mi chiamava sempre Pietro, Pietro,
Perché mi sta chiamando con il nome della vecchia natura e non con la natura nuova che lui mi ha dato, con il nome spirituale? Perché Pietro voleva cogliere la sua Gesù voleva cogliere la sua attenzione e gli voleva fare capire che l'uomo vecchio sarebbe riemerso. Infatti, il verso 33, per favore. Signore, io sono pronto ad andare in prigione con te. Fino. Vi ricordate questa parola di settimana scorsa? Qua la ritrovate. Fino alla morte. Vero è che poi ci andò fino alla morte. Perché poi Pietro morì dando la sua vita. E ha dato la sua vita non rinnegando più Gesù. Ma non era quella l'occasione. Lì ancora il processo era attivato. E io adesso ora voglio, da parte di Dio, perché è il Signore che mi ha detto di dirvi queste cose. Gesù disse: Simone, Simone, Satana, ascoltatemi, Satana ha chiesto di vagliarti. Come se Satana avesse il diritto di pregare il Signore. È come se Satana ha chiesto a Gesù la vita di Pietro. Satana aveva il diritto di vagliare la vita di Pietro. Perché nella vita di Pietro, così come la sua bocca ne parlò e il suo cuore era ripieno, l'orgoglio aprì la porta a un rinnegamento. Il suo tradimento, il suo rinnegare Gesù per ben 3 volte è scaturito, è nato ed è venuto fuori dall'attitudine di orgoglio che c'era dentro di lui. L'orgoglio dava il diritto a Satana di chiederlo in vaglio. Satana ha detto: lui è mio, io posso toccare la sua vita. Il peccato dà il diritto al demonio di toccare la tua vita. E anche se Gesù sta ancora compiendo un lavoro di intercessione, ascoltatemi, Robby, per favore, verso prima. Ma io ho pregato per te. Quanto mi emoziona questa frase. Ma io ho pregato per te, Pietro. E perché cosa ha pregato? Ha pregato perché Satana non lo vagliasse? No, 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 no. Altrimenti Pietro non avrebbe rinnegato Gesù. Satana ha avuto il diritto di vagliarlo e Satana ha portato Pietro a rinnegare il Signore Gesù. Siete d'accordo con me che lui per ben 3 volte l'ha rinnegato? Siete d'accordo con me che Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù? Prima che il gallo cantasse lui lo ha rinnegato 3 volte. Quanti dicono alleluia, amen? Quindi Gesù, 2 sono le cose: o ha pregato e la sua preghiera non ha avuto esaudimento. Impossible. Dillo, impossibile. Perché tutte le preghiere di Gesù sono state esaudite dal Padre. Quindi Gesù non ha pregato perché Pietro venisse liberato dall'essere vagliato da Satana. Gesù ha pregato per il dopo. Gesù ha pregato per il dopo che lo ha rinnegato. Perché quando lo ha rinnegato, l'amarezza entrò nel suo cuore. E quando lo ha rinnegato, si è sentito sprofondare.
e ha perso lo scopo, il proponimento, il piano di Dio. Ritornò a fare il pescatore, ritornò a fare le cose naturali, perché ormai si sentiva fuori dal progetto di Dio. Ed è per questo che Gesù ha interceduto per lui, affinché la tua fede non venga meno. Pietro, Pietro, Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarti, ti vaglierà. Come si fa col grano? Mi rinnegherai per ben 3 volte prima che il gallo canterà. Ma io pregherò per te affinché tu ritorni e ricevi la forza per ritornare nel proposito di Dio, affinché tu abbia la forza, il coraggio, la determinazione, l'umiltà per ritornare al proposito di Dio. Perché la cosa più grave, sapete qual è? Quando una persona esce fuori dal proposito di Dio, quando una persona va via dalla Chiesa, il problema non è andare a recuperare le persone che sono fuori. Il problema è con quale faccia ci ritorno in Chiesa. Non ho il coraggio di ritornare. Quanti dicono amen? Le persone che escono poi magari si rendono conto di aver fatto una stupidaggine, vorrebbero ritornare, ma non hanno il coraggio di ritornare. E Gesù pregò per Pietro affinché lui ritornasse al proposito originale. L'orgoglio di Pietro, ascoltatemi, era basato sull'amore che lui aveva per Gesù. Ascoltatemi. Quanti di voi avete detto a Gesù che lo amate? È vero? Di amen. Quanti amate Gesù? Gliel'avete detto a Gesù di amarlo? Alleluia. Ma non fidatevi dell'amore che voi avete per Gesù, perché il vostro amore è imperfetto. Il vostro amore non vi garantisce il vostro successo. Pietro ha detto quello che ha detto perché ci credeva veramente, perché lo credeva che lui veramente non avrebbe mai abbandonato. In quel momento, in quell'occasione, come è capitato proprio a te che sei qui seduto sulla sedia e a coloro che stanno seguendo online, proprio in quel momento quando tu senti la presenza di Dio, senti la gloria di Dio, senti che lo Spirito Santo si sta muovendo e tu dici: Signore, fai di me ciò che tu vuoi. Io ti amo, io ti voglio servire, io ti seguirò per tutti i giorni della mia vita. Poi basta un niente, basta una stupidaggine, basta un cavillo, basta un pelo, e tu dici: no, 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 io non ci vado più in chiesa. No, 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 ma che ci vado a fare? Tanto. E inizi a perdere le staffe per cose inutili. E magari il giorno prima avevi detto: Signore, offro la mia vita, fai di me quello che vuoi. Pietro era questo che stava facendo. Pietro, con un cuore tra virgolette sincero, ma pieno di orgoglio perché si sentiva superiore agli altri, Pietro stava facendo una confessione di amore a Gesù. Pietro gli stava dicendo: Signore, gli altri sicuramente forse si spaventeranno e ti lasceranno, ma io veramente ti seguirò. E lui l'ha detto in modo sincero, ma quell'orgoglio era fondato ed era nel suo cuore a motivo, perché Pietro era concentrato sull'amore che lui aveva per Gesù. Non concentrate la vostra vita sull'amore che voi avete per Gesù. Concentrate la vostra vita sull'amore che Dio ha per voi. Abbiate più rivelazione dell'amore che Dio ha per voi. E se dovete e doveste offrire la vostra vita per il Signore, offritelo non perché voi lo amate, ma perché Lui vi ha amati.
è perché Lui vi ha dato la sua vita. Fate in modo che la rivelazione del suo amore possa darvi la forza per adempiere il proposito di Dio. Perché tutte quelle volte che voi fonderete la vostra vita sull'amore che voi avete per Gesù, ci sarà un fallimento, come Pietro. Stava dicendo a se stesso: io ti amo, io ti seguirò, io darò la mia vita per te. Vero è. Ma non aveva ancora capito bene quanto amore Gesù aveva per lui. Quale grande amore del Signore, che gli stava dando una rivelazione, e lui, anziché concentrarsi sulle preghiere, già sul fatto che Gesù ha detto: ma io ho pregato per te, io direi, avrei detto: Signore, stai pregando per me? Per cosa? Cosa c'è, Signore? Aiutami a capire, perché in questo momento non capisco niente. Invece Pietro fece affidamento al suo amore e al suo orgoglio, e parlò in un modo orgoglioso, dicendo: io. Quando le persone dicono io, vuol dire che lì c'è una radice di orgoglio. Fate in modo che non ci sia quell'io, fate in modo che ci sia Dio anziché l'io. Così Satana ha avuto il diritto. Paolo dice: non fate spazio al demonio, non dare spazio a Satana. Perché il credente può dare spazio a Satana? Assolutamente sì. Ma perché il credente può essere influenzato da Satana? Assolutamente sì. Vi ricordate ancora una volta di Pietruzzo? Pietro, l'apostolo. Pietro, perdonami, ti rispetto. Vi ricordate di Pietro? Quando il momento prima gli disse: Signore, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E dopo un attimo gli dice: no, Signore, non andare a morire sulla croce, che devi fare tu? No, ma tu non puoi dare la tua vita per noi. No, io non lo permetto. Gesù si gira e dice: Satana, vai via. Perché queste cose non sono e non vengono da Dio. Un minuto prima aveva avuto una rivelazione dal cielo e un minuto dopo aveva avuto una parola da parte del nemico. La canna. Ricordatevi delle canne, no? Quelle che si fumano, quelle là, sempre quelle, mi raccomando. Le canne non si fumano, le canne sono un esempio di instabilità. E a volte il credente è molto instabile e il Signore sta lavorando per trasformare, come Simone, una canna in un sasso stabile, fermo, dove poter affidare un ministero apostolico, pastorale, come quello di San Pietro, dell'apostolo Pietro. Alziamoci in piedi davanti alla sua presenza. Mentre vi alzate, vi dico che quando Pietro rinnegò Gesù, e lo rinnegò 3 volte, l'ultima volta cantò il gallo. E dice la Bibbia, e Pietro si ricordò e pianse amaramente. Appena il gallo cantò, Pietro si ricordò di avere rinnegato come gli aveva detto il Signore. Non aveva capito che Gesù lo stava avvisando in un modo profetico di quello che stava per accadere. Lo ha completamente ignorato, dando spazio al suo orgoglio, al suo impulso, all'amore che lui nutriva per il Signore, un amore naturale, carnale, non l'amore agapeo. Ci arriva dopo, con l'esperienza, con la maturità. E il Signore prega per lui, affinché dopo questa prova terribile Pietro potesse ritornare.